Ed eccoci qua, tornati dopo 2 settimane. Mario è rimasto qui, ritornare, cioè mi fa puzza, male tutto. Non si è nemmeno potuto lavare per 2 settimane. Ho i capelli, tutta una serie di cose strane sono successe. Va bene, allora. Ho degli organi genitali diversi dai miei. Mi è venuto in mente MTV Jeep. Che diceva, c'era una puntata tipo è l'uomo con la figa sul petto. Ma che cos'è? È l'uomo perfetto. Era atroce, però mi è rimasta tipo traumatizzato. C'era sta cosa, questo tizio con la figa sul petto, c'era sta canzoncina che aveva un villo a indovina dove glielo metto, è l'uomo perfetto, l'uomo con la figa sul petto. Ma che cazzo è? Era MTV Jeep, era una puntata di MTV Jeep. Che cos'è MTV Jeep? Era un programma su MTV. Che cos'è MTV? Che cos'è MTV? Va bene, allora, stiamo parlando di Pedro Rodriguez, figlio della mignotta, un brasiliano che ha ispirato il personaggio di Dexter Morgan, per chi di voi conosce la serie TV, perché ha ucciso più di 100 persone a detta sua, ma comunque 71 accertate, ed erano tutti criminali, stupratori, assassini, spacciatori, quindi era tipo una specie di vigilante. Ci eravamo fermati che lui era stato arrestato, in carcere aveva continuato ad uccidere un sacco di gente. Okay. Quindi direi che possiamo riprenderla da qua. Ah, non era finita già? No, mi spiace Mario. Vabbè, almeno queste 2 settimane fermo sulla stessa poltrona serviranno a qualcosa. No, non più. Serviranno a nulla. Bene. Avresti potuto continuare a vivere. Invece no. Avrei potuto tenermi il lavoro, la ragazza, la casa. Perso tutto per... Tutto. Che tutto. Schifo. Ho perso tutto, Mario. Ho perso tutto. Ho perso... Ma che figa la mia nuova stampante. Ma quel coso si stacca e si porta in giro? No. Sarebbe stato molto bello. No, sarebbe stato inutile. No, invece sai tipo... Beh, mentre stai sul divano puoi stampare delle cose. Wow! va bene, allora... Stavamo dicendo che prendeva di mira soprattutto quelli che avevano un passato da violentatore, e questo ci può stare. Solitamente uccideva le sue vittime strangolandole, quindi con le mani sul collo, oppure prendendole ripetutamente a coltellate sull'addome. E mi viene da pensare, oddio che erano negli anni 70, oddio che era in Brasile, ma magari era, sai, il classico spazzolino appuntito, non lo so. Ah sì, penso che trovava proprio pugnali, coltelli improvvisati in carcere, oppure fatti con un cucchiaio. Uccidere sì, no, ma lo fanno, lo fanno. Avevo cominciato a vedere questa serie su Netflix dove praticamente stavano facendo una sorta di esperimento sociale all'interno di un carcere, non ricordo dove. In poche parole, il direttore di questo carcere aveva deciso che per una settimana o 2 settimane i carcerati avrebbero vissuto senza regole. Ovviamente dovevano accertarsi di non avere armi e cose, e se la cosa sarebbe andata bene avrebbero continuato. Se fosse andata bene, scusate, avrebbe continuato. Guarda, mentre lo dicevo, c'è qualcosa mi di sbagliato. Suonava male, effettivamente. E avrebbero continuato a fare questo tipo di esperimento. E tutti durante, morti. Durante la, no, non ho continuato a vederlo, quindi non so come è andato a finire. Però durante la perquisizione, appunto, le guardie carcerarie trovarono svariati coltelli fatti con pezzi di letto annodati tra loro, oppure spazzolini limati, o un sacco di cose veramente smart, devo dire. Beh, dai, lo spazzolino è un classico. Perché è plastica, è duce, è malleabile. Sì, ma poi veramente se usassero il loro ingegno per fare per cose utili... Per non farsi beccare. Esatto, non avrebbero praticamente dei problemi. Stavolta l'ho usato bene il condizionale comunque. Bravo, voglio bravo. Sottolineare che lo so usare, eh? Capito? Se saresti in grado di... Ah! Pedro Rodriguez, figlio della mignotta, potrebbe essere descritto come lo psicopatico perfetto. Ok? Tra i tatuaggi che aveva sul corpo ce n'era uno sul braccio sinistro che diceva ammazzo per piacere, quindi in totale controsenso con quello che abbiamo detto finora. Ok. Bene. E questo fondamentalmente pare che è quello il suo vero momento, cioè la sua scusa era trovare qualcuno, ma che poi se ci pensi anche Dexter, cioè lui non è che voleva farlo per etica, lui aveva l'istinto ad uccidere e si trovava la scusa di ammazzare solo persone... No, sì, che... si sbatteva un sacco per trovare. Per seguire però... il codice del padre. Esatto. Però in realtà lui gliene fregava un cazzo, lui avrebbe ucciso qualunque. Sì, sì, cioè, solo aveva bisogno di ammazzare. Quindi in realtà il parallelo è comunque calzante. In virtù della sua singolare furia omicida, è stato esaminato nell'82 da un'equipe di psicologi che ha tentato di ricondurre le sue azioni a dei disturbi ben precisi e hanno riscontrato paranoia, asocialità, psicopatia e soprattutto totale mancanza di ogni tipo di rimorso.
ed empatia, ovviamente. Solo molto tempo dopo, Fio Della Mignotta è stato trasferito in un altro carcere di massima sicurezza, perché hanno visto che dopo 47 persone uccise, forse era il caso di cambiare, no? E di metterlo, insomma, di tutelare gli altri criminali che stavano chiusi con lui. Sempre a San Paolo, Tabutau, dove ha smesso, puta caso, guarda così, di uccidere. Tabutau. Ha smesso di uccidere e di essere attaccato così, pam, per sbaglio. Anche perché, come dicevo, è stato separato totalmente dagli altri detenuti. Ogni volta che usciva dalla sua cella era accompagnato da almeno due guardie. Quindi, ma così è una coincidenza, non è che non c'entra niente questo fatto. Lui andava più di uccidere, ha smesso. E passava gran parte del suo tempo ad allenarsi in palestra tutti i giorni, e questo, insomma, l'ha fatto diventare anche ben piazzato, muscoloso, quindi aveva già una grande forza fisica. Ricordiamo l'episodio in cui ne ha ammazzati 5, però adesso era pure pompato, e questo gli permetteva di uccidere ancora più facilmente. E questo in realtà l'ha iniziato anche nell'altro carcere. Si è anche fidanzato, qua tra l'altro leggo con una carcerata, quindi mi viene a pensare forse negli anni in Brasile erano misti i carceri. Pensi agli stupri che ci potevano sta. Potrebbe essere, Madonna. Potrebbe essere. E lui sperava di uscire dal carcere e riconquistarsi e ricostruirsi una vita normale con lei, mettendosi a lavorare in macelleria come faceva da ragazzo. E ovviamente no, però insomma, o almeno non proprio. No, poi in realtà è uscito dal carcere, però non anticipiamo le cose. Lui in questo nuovo carcere ha collezionato soltanto un tentato omicidio. Durante un pranzo collettivo ha assalito un carcerato e lo stava soffocando con un piede sul collo, però poi è arrivato il medico e il direttore che sono intervenuti, hanno cercato di convincerlo di smetterla, e lui, visto che nutriva rispetto per queste due persone, ha smesso, si è tirato indietro e li ha ascoltati. Voi siete studiati, voi, io a voi do retta. Esatto. Sarebbe avuto retta a voi prima? Sì, Mario, esattamente così. Nel 2003 è stato nuovamente processato, ha confessato alla polizia, avviciniamoci verso il finale, ha confessato alla polizia di aver ucciso più di 100 persone, di cui, come dicevamo, 47 in carcere. Ma non è vero. È stato condannato però soltanto per la misera cifra di 71 omicidi, tra cui quello di suo padre, ovviamente. Resta comunque fortemente sospettato per molti altri. E quindi inizialmente era stato condannato a 128 anni di carcere, ma alla fine gliene sono stati aggiunti altri 4, cioè si è arrivati a 400 anni di carcere. Però c'è un articolo, l'articolo 5 di una della legge brasiliana del carcere, cazzo, vabbè, insomma, c'è una legge brasiliana per cui non si può restare in carcere per più di 30 anni, anche se poi è stata aumentata a 40, mi sembra. Però insomma 30 anni effettivi, e lui, diciamo che se li è fatti quasi tutti, è stato rilasciato alla fine il 24 aprile del 2007. Ah, ok. Insomma, inizialmente in libertà condizionale. Lui è diventato un volto noto in Brasile, non solo per i numerosi omicidi, ma anche perché è diventato un personaggio pubblico. È diventato anche uno youtuber. C'è un canale YouTube su di lui. Sì. Scrivi Pedro Rodriguez canale YouTube, lo trovi. Sinceramente, è tutto in brasiliano, non me ne è fregato un cazzo di parlarne, non è che dica chissà che cosa. È diventato un sostenitore della lotta alla criminalità e ha parlato apertamente della sua vita e dei suoi crimini, e a quanto pare, come diciamo all'inizio, è stato ispiratore del non me lo ricordo, l'ho trovato, ma da qualche parte c'è. Prova a filtrare per canali, scrivere solo Pedro Rodriguez. Vabbè, sti cazzi, comunque è lui. Sì, è lui. Infatti vedi il tatuaggio Mato por Prazer, ha ucciso per piacere. Dicevamo, pare che abbia ispirato il personaggio di Dexter Morgan della serie TV dello Showtime Dexter, in cui c'è questo personaggio che fa una vita all'apparenza normale, è un della polizia scientifica, un ematologo, però poi segretamente è un pazzo serial killer che ammazza le persone.
serie tra l'altro molto, molto figa. Hanno fatto la serie conclusiva, mi sembra l'anno scorso, due anni fa, sì, una cosa del genere, che sinceramente la consiglio a tutti. Anche se il finale poteva essere fatto forse un po' meglio. Ha spesso affermato di non aver mai ucciso una persona innocente, che nonostante si fosse fatto il tatuaggio "mato por placer", quindi ucciso per piacere, la sua motivazione era la rabbia e il desiderio di vendetta, non la sete di sangue. E comunque nel 2011 è stato nuovamente arrestato a Camboriau, sul litorale nord di Santa Caterina, con accuse di disordini e sequestro di persona. Questa volta però, insomma, erano solo accuse di minaccia ad altri, possesso illegale di armi e partecipazione a rivolte illegali, niente di particolare, insomma. Cioè, molto più calmo rispetto a... Assolutamente, sai che con l'età uno si calma, si tranquillizza. Certo, certo. E è stato nuovamente rilasciato nel 2018 per buona condotta. E è tornato di nuovo uomo libero, ha preso la curiosa decisione di lanciare un canale YouTube, come dicevamo prima, dove ha usato la sua storia come ammonimento, insomma, per sensibilizzare gli altri. Ha raccontato ai suoi spettatori la sua vita da criminale, gli ha avvertiti che se possibile bisognerebbe evitare. È bello ammazzare, però non lo fate, non lo fate. Ma comunque non c'è un lieto fine in questa storia, come ovviamente lui è nato traumatizzato con una ferita al cranio prima ancora della nascita, non poteva morire nel suo letto nel sonno di vecchiaia, ma è stato ammazzato brutalmente il 5 marzo del 2023, quindi l'anno scorso, fuori casa da un membro della famiglia a San Paolo. Dal membro di una famiglia? No, non so se ho trascritto male, di un uomo. Se era di una gang o un parente. Nonostante questo non lo so. Come riportato da The Mirror, la gola dell'ex assassino di 68 anni è stata tagliata e ha subito ferite multiple di arma da fuoco da parte degli aggressori a bordo di un'auto nera. I sospetti sono fuggiti subito dopo, ma la polizia ha poi scoperto l'auto che stavano guidando, nonché un deposito di munizioni nelle vicinanze. Gli aggressori sono rimasti anonimi e avrebbero detto a un parente di figlio: "Non ha niente a che fare con te, prendi tua figlia e vai dentro, insomma, non rompi i coglioni". Non si sa ancora chi abbia messo fine a Pedrinho Matador, perché mi sono diciamo dimenticato che... di dire che il suo soprannome era Pedrinho Matador. Il Matador. Il Pedrinho è tipo il diminutivo, il versaggiativo di Pedro, Matador è l'assassino. Ok, l'ammazzatore. E niente, si conclude qui la storia di Pedro Fio della Mignotta. De Pedro, praticamente il matador de Brasile. Basiliao. E noi abbiamo una recensione di Elfomn, che è vecchia, però ci siamo scordati di leggere, che si intitola pura, ovviamente, recensione su Apple Podcast 5 stelle, mettete radio pure voi recensione, dai. Anche su Spotify, tutte le recensioni che potete fare fatele. Cazzo. Pura genialità. Vabbè ragazzi, vi si ama, siete troppo divertenti e di un'ironia unica. Il vostro è il mio podcast preferito, quindi mi raccomando, continuate a sfornare contenuti. Un abbraccio, Monica. PS, vi vedrei bene in una serie su piani criminali falliti miseramente. Che ne dite? Ah, dimenticavo, non fate tagli, lasciate tutto così com'è. Mi piace, con strafalcioni e risate. Eh beh sì, effettivamente, intanto grazie mille Monica, perché effettivamente all'inizio noi ci impegnavamo anche per fare i tagli e ci venivano malissimo. Adesso non ce ne frega un cazzo. Adesso no, non li facciamo assolutamente. Ma chi ve se incula. E c'è anche un altro ringraziamento che dobbiamo fare, dobbiamo ringraziare il Quercia, che suppongo non sia il suo vero nome, oppure ho appena fatto una grandissima figura di merda. Spacciatore dei prati. Il nostro nuovo Patreon. Il nostro nuovo spacciatore. Che ha sottoscritto l'abbonamento a 10 euro al mese, quindi grandissimo. E insomma, che ha diritto anche al libro omaggio. Quindi, noi abbiamo fatto una cosa che ci hanno marimette. Sì, vabbè. Sì, vabbè, ma per la gloria, insomma, ma non è che quindi, tutto il resto. Non è che fateci rimettere dei soldi e diventate Patreon. No, comunque è vero che ci rimettiamo, perché il libro. Beh, il libro costa quasi 20 euro, quindi... il Patreon 10, quindi figurati. E quindi. Vabbè, questa è la storia, fateci sapere cosa ne pensate. Lasciate tantissime recensioni e seguiteci sul nostro, abbiamo un canale Telegram che teoricamente dovremmo aggiornare ogni tanto, ma lascia perdere. No, però abbiamo anche Instagram, dove potete scriverci in direct, in messaggistica, se volete interagire direttamente con noi, oppure se diventate Patreon c'è il gruppo segreto su Telegram, dove c'è un gruppo con gli ascoltatori, quelli più intimi, quelli più zozzi, quelli più, no?
no? Quelli più belli. Quelli con la sugna. Esatto. E questo è quanto, ragazzi. Io penso che la puntata possa finire qua. Ci vediamo, come di consueto, il 10 del mese prossimo per l'episodio di Mario. Ok, arrivederci. Alla prossima.